Canto 18. Vi è un luogo dell'inferno, detto Male Bolge, tutto di pietra di colore grigio scuro, come la parete di roccia stagliata che lo circonda e che costituisce l'ottavo cerchio. Nel preciso centro di quella maligna pianura si apre il vuoto di un pozzo assai largo e profondo, del quale a suo tempo e luogo spiegherò la conformazione. Quindi la zona, o quel che rimaneva di quel campo maligno fra il pozzo e la parete, era di forma rotondeggiante ed era a sua volta suddivisa in 10 avvallamenti. Questi rendevano quel luogo di aspetto simile a quei territori in cui molteplici fossati circondano per difesa mura e castelli. Ecco dunque l'immagine che presentavano quei fossi, quegli avvallamenti. E in quel modo si formavano in pratica le varie bolge. Così quindi, come dalle soglie dei castelli vi sono ponticelli che scavalcano i vari fossati e li collegano con la riva esterna dell'ultimo fossato, nello stesso modo lì, dalla base della parete della roccia dove Gerione ci aveva lasciati, partivano delle specie di ponti formati da roccia. Tali ponticelli tagliavano, attraversandoli, argini e fossi, e giungevano fino al pozzo centrale, dove, come troncati, avevano fine. E nello stesso tempo erano tutti come raccolti da quel pozzo profondo, poiché oltre a quello non proseguivano. In quel luogo, dunque, ci trovammo allorché fummo scesi dalla schiena di Gerione. Allora Virgilio riprese la strada verso sinistra ed io gli andai dietro. Nella bolgia, sulla destra, vidi un nuovo spettacolo angoscioso, nuovi tormenti e nuovi frustatori. E qui vi erano insediati i seduttori di donne per conto altrui, cioè i ruffiani o lenoni, ed anche i seduttori per interesse proprio, dei quali era appunto piena la prima bolgia. Nel fondo della grande bolgia circolare i peccatori erano nudi ed erano suddivisi in 2 lunghe schiere. Essi, sotto le frustate dei demoni, procedevano in senso inverso, girando dentro la bolgia stessa. Infatti, dalla metà in qua verso l'argine esterno, con il volto rivolto verso di noi, ci veniva incontro la schiera dei ruffiani. Nell'altra metà della bolgia procedeva invece girando nella direzione opposta alla prima, ovvero voltandoci le spalle e quindi andando nella nostra stessa direzione di marcia, l'altra schiera, cioè quella degli adulatori e lusingatori. Comunque entrambe le schiere procedevano con passi più veloci dei nostri. Nello stesso modo praticamente facevano i romani per regolare in modo civile l'afflusso della grande massa di gente e di pellegrini nell'anno del giubileo sul ponte di Sant'Angelo. Lì infatti si formavano appunto 2 direzioni di marcia. Da una parte del ponte camminavano solo quelli che andavano verso San Pietro e quindi avevano la fronte rivolta verso Castel Sant'Angelo. Dall'altra parte del ponte, invece, andavano quelli che tornavano da San Pietro e andavano verso il Monte Giordano, che è una collinetta sulla sinistra del Tevere di fronte al castello. Quindi, dall'una e dall'altra parte, su quella roccia color ferrigno, addetti all'una e all'altra schiera, vidi demoni con le corna, i quali con grandi fruste picchiavano crudelmente quei dannati sulla schiena. Ahi, come facevano alzare le calcagna quegli sciagurati subito alle prime frustate. Nessuno di quei disgraziati aspettava le seconde e le terze frustate per muoversi. Mentre io camminavo, i miei occhi si incontrarono con uno di quei dannati e così dissi subito: «Non è la prima volta che vedo costui». Perciò, per riconoscerlo meglio, mi fermai. Ed il caro Virgilio si fermò con me ed acconsentì che io tornassi un po' indietro. Allora quel dannato credette di nascondersi, abbassando il volto, ma a poco gli valse perché io gli dissi: «Oh, tu che guardi in basso, se le fattezze che porti non sono false, allora tu sei Benedico Caccianemico, e fosti anche uno dei capi dei Guelfi di Bologna. Ma come sei finito qui a così pungenti tormenti?» Ed egli a me: «Te lo dico malvolentieri,
ma mi costringe la tua chiara parola che mi fa ricordare del vecchio mondo. Io fui il ruffiano di mia sorella, cioè colui che indusse Ghiso la Bella ad accondiscendere le voglie di Obizzo da est di Ferrara. E questo è il motivo per cui ora mi trovo qui. Indipendentemente dai modi con cui viene raccontato questo mio triste e sconcio episodio là sulla terra. Ed io in questo luogo non sono l'unico bolognese ad essere tormentato da piangere. Infatti sono sicuro che non vi sono tante lingue che hanno imparato a dire Sipa fra il fiume Savena ed il Reno. Cioè non vi sono tanti bolognesi in tutta Bologna quanti ve ne sono qui. E se di ciò vuoi la prova o la testimonianza, basta che tu ti ricordi del nostro animo avaro. Intanto, mentre parlava, lo percosse un demonio con la sua frusta e disse: «Via, ruffiano! Qui non ci sono donne da far prostituire per denaro!» Allora io mi ricongiunsi con Virgilio, poi in breve arrivammo là dove una specie di ponte di pietra si staccava dalla parete rocciosa. Vi montammo facilmente e andammo verso destra, su per il dorso roccioso di quei cerchi infernali percorsi eternamente da ruffiani e seduttori. Quando fummo nel punto più alto del ponte di roccia, dove sotto è vuoto per far passare i dannati frustati dai demoni, il mio duca disse: «Fermati! Fai in modo che il volto di questi dannati rimanga più chiaramente scolpito nella tua memoria. Cerca di vederli bene in faccia, poiché finora andando essi nella stessa nostra direzione hai potuto vederli solo di spalle.» Dal vecchio ponte guardavamo la fila dei seduttori che dall'altra parte veniva verso di noi, cioè con il volto rivolto verso di noi, e che erano frustati così come i ruffiani. Ed il buon maestro, senza che gli domandassi qualcosa, mi disse: «Guarda quello alto, che sta venendo ora e che non sembra affatto che pianga per il dolore. Quanto aspetto regale tiene ancora, ebbene quello è Giasone, il capo degli Argonauti e della nave che egli guidò con coraggio e saggezza verso la conquista del Vello d'Oro, nella Colchide. Egli riuscì a rubare ai Colchi stessi il montone con il Vello d'Oro, poi lui passò per l'isola di Lenno, dopo che le donne di quel luogo, ardite e spietate, avevano ucciso tutti i loro uomini per vendicarsi. Qui sedusse Isifile, la fanciulla che prima aveva ingannato tutte le altre donne di Lenno, che avrebbe dovuto uccidere i loro uomini, facendo loro credere di avere anche lei ucciso suo padre, mentre invece riuscì a salvarlo. Giasone la lasciò quindi, gravida e sola, e quella colpa è la causa della sua condanna e del suo martirio quaggiù. Inoltre lui paga per la stessa colpa commessa contro Medea, la quale invece lo aveva aiutato a conquistare il Vello d'Oro. Quella Medea che però, abbandonata, fu spietata con i figli avuti da lui. Ecco come si perde e si danna per sempre chi seduce le donne solo per il proprio piacere, con lusinghe e promesse. E tutto questo ti basti sapere per quanto riguarda la prima bolgia e su coloro, ruffiani e seduttori, che essa imprigiona ferocemente.» Tutto il girone è appunto attraversato da uno scoglio o ponte di pietra che passa d'arco sulle varie bolge, appoggiandosi sopra gli argini che fanno da spalla. Allora noi eravamo già là dove quello scoglio che fa da ponte si incrocia con il secondo argine e questo argine costituisce sia la spalla su cui finisce la prima bolgia sia la spalla dello stesso ponte che attraversa la seconda bolgia e finisce sul terzo argine, dopo aver attraversato anche tutta la seconda bolgia. Sentimmo quindi gente che si lamentava in quella seconda bolgia e che faceva un verso strano, sbuffando come chi mangia con ingordigia e picchia se stessa con le palme delle mani. Le pareti della bolgia erano incrostate di gromma, che è quella sostanza che si forma sulle pareti interne delle botti in seguito alle esalazioni che venivano dal basso e che si impastavano con le pareti stesse della bolgia, dando un gran fastidio per il senso di nausea che provocava, sia agli occhi che al naso.
Il fondo della bolgia era così profondo che per vedere non vi era altro luogo adatto se non la cima dell'arco del ponte da cui lo sguardo cadeva dritto nel fondo stesso. Lì arrivammo, e quindi giù nel fosso vidi gente che seppi poi essere adulatori e lusingatori, immersa in un letame che pareva arrivato là dalle fogne di tutti gli uomini. Poi, mentre io cercavo laggiù con gli occhi, vidi uno con la testa così piena di escrementi che non potevo vedere bene se aveva la tonsura del chierico o se era un laico. Allora quello gridò in tono offeso: «Perché sei tu così voglioso di guardare più me che gli altri dannati?» Ed io a lui: «Perché se ricordo bene ti ho già visto quando avevi la testa pulita e mi pare di riconoscere in te Alessio Interminelli da Lucca, della famiglia appartenente alla parte bianca, ed è per questo che ti osservo più di tutti gli altri.» Ed egli allora, battendosi la zucca ricoperta di letame, mi disse: «Quaggiù mi hanno portato e sommerso le continue lusinghe e le ruffianerie e le adulazioni delle quali in vita non ebbi mai stanca la lingua.» Dopo il duca mi disse: «Fai in modo di spingere il viso e lo sguardo un po' più avanti, così da raggiungere con l'occhio la faccia di quella donna sporca e scapigliata, quella meretrice che là si sta graffiando con le unghie sporche di letame ed ora si siede ed ora sta in piedi. Lei è Taide, la putta. Quando il suo interlocutore, il suo uomo, le disse: "Posso avere da te grandi favori e riconoscimenti?" ella, preludendo evidentemente alla lascivia, rispose: "Anzi, meravigliosi. Sappi comunque che lei non è lì perché era una meretrice, ma per un motivo peggiore che è quello della lusinga e dell'ipocrisia, a scopo di vile guadagno. Ed ora siano sazi i nostri sguardi e le conoscenze di questo luogo."